cose. Di quello che è successo prima, andiamo. Non succederà più. Lo so, farò in modo che non succeda. Scusa. Facile da dire. Non ti preoccupi per Bianca. Scusa, è soltanto una parola. Quello che fai, non lo fai per te. Per chi? Allora. Per me. Se Romeo fosse stato vivo, io avrei combattuto per riprendermi il suo amore. Avrei combattuto. E avrei vinto! Un cuore volubile ballerino come il suo sarebbe tornato ad essere volubile e a ballare di nuovo! Ma è morto. Ma era tuo amico, è tuo cugino! Ma è morto per te. Se fosse lì, se avessi trovato per il suo, e se magari avessi, avresti passato tutta la tua vita a chiederti chi, lei o quell'altra, ha attirato i suoi capricci. Io l'ho amato come un fratello, ma ora è morto. Non avrei voluto che tu passassi tutta la vita a odorare le sue camicie. In cerca magari di un profumo di Madonna. A cosa ti avrebbe portato? Rosalina, io non faccio scherzi, io ti amo. Prometti sempre più di quello che puoi dare. E quindi è la prova. Rosalina! Rosalina! Ora! Bene. Che cosa abbiamo qui? Ah, dall'odore sembra un montecchi. Lasciatemi andare. Lasciatemi andare. In nome del principe. In nome del principe. Per il bene della guerra. Hai sentito? Vuole che lo lasciamo andare? Dimmi che lo chieda per favore. In che senso? Devo evitarlo. Già mi sta pensando. Cerca di trovare qualcosa che dimostri che anche con te ho un minimo di educazione. E fossi in te non mi muoverei. Gianni potrebbe pensare che sia una spia, venuta a rovinare la nostra festa, l'elezione del principe dei gatti, e allora non avrei dignità. È scroccio tutto le spalle, ma ci sono altre armi. Un vetro può tagliare una gola, e se sei bravo, una pietra può spaccare la testa. Basta! Ora basta! Ma non mi basta mai! Gianni, Lorenzo, lasciatelo andare. Basta con i delitti, io devo ciò che so su di voi. Tutte quelle storielle, paura dei pugni, pipi a letto. Forza, lasciatelo andare. E date un bacio alla vostra bella. Ditegli addio. Lasciatelo andare per la sua strada. Ho detto addio ai vostri genitori in tribunale. Forza voi, lì giù. Le cugine della mia Giulietta, che dovevano essere della ricetta del suo amore, e che invece portarono il fiore iniziale sul suo mondo. In questa vita non vedrò più, come sa. Non vedrò salito. Dov'è lei? Alice, quel vestito che proprio porterò non fa ragionare. Può benissimo lasciare qualcosa all'immaginazione e tentare comunque di sedurre Petruccio. Quando torno a casa? Quando il processo sarà finito e la vita riprenderà il suo ritmo. La zia ha bisogno di me per badare la casa mentre è in tribunale. Per favore, prendi questa borsa, è da parte di Alice. Non è solo da parte mia, è da parte di Rona. Mia cara ragazza. Dov'è lei? Eccomi. Fatemi vedere la cosa. Notizie dal tribunale. A Pierre, che serve per obbedire al padrone, di tornare in libertà e fare la concessione. Un giorno dice forse mi seguirà. Non vedo l'ora di quel giorno. Rosalina non è più. Petruccio mi ha.
Fabio Petruccio, principe legale, al posto di suo fratello. Allora, cominciamo tutti. Nessuno voterà contro di te. Non importa, aspetteremo di tutti. Alice, questo vestito è molto carino. È roba vecchia. È difficile vestirsi bene quando si è venuto. Sono contenta che ti piace. Non toccarlo! Bianca! Non trovarlo in lui, è mio! Senta! Gli prendi la mano, muovi le giudica prende una ad una per far risentire la tua guancia tiepida. Il palmo della mano si riscalda al tuo tocco e ora lo tieni tra le braccia. Fermati.